Buon venerdì a tutti amici di Star Casino Sport, sono Kundispa e siamo qui, giunti al 12° episodio della nostra serie Dalle Stalle alle Stelle e viceversa Palermo Edition. Vi ricordo che il vostro supporto è fondamentale per proseguire questa serie, quindi commentate in tanti qui sotto, lasciate sempre un pollice in su che fa sempre molto piacere e vi ricordo che nell'ultimo episodio avete votato come MVP, la maggior parte di voi ha votato Alino Diamanti, mentre nei ballottaggi hanno vinto, ovviamente Sirigu non è stato un vero e proprio ballottaggio, ma soprattutto ha vinto come terzino destro Salvi e non Aguirre Garay. Grazie che avete cercato di darmi un po' di intesa in più. Ecco qui inseriti i nostri due nuovi acquisti, cioè Sirigu e Salvi. Se volete conoscere il regolamento vi invito a vedere i primi episodi di questa serie. Per me è tutto pronto ragazzoli, possiamo andare a cercare il primo sfidante. Primo sfidante trovato per fortuna, incrociamo le dita, speriamo bene. Cominciamo la prima partita, speriamo di fare una grande gara. Lofaso, Memeti, allarga il gioco subito per Bertolo. Di prima, dietro, Salvi. Attacca Salvi, salta l'avversario, bravo Salvi. Palla centrale, la palla è per Memeti, Memeti si gira, Memeti, palla alta sopra la traversa. Già vedo Van Dijk da lui, Neuer in porta, una bella squadretta comunque in confronto alla nostra. Lino qui recupera, dentro per Lofaso, Lofaso si allunga la palla all'ultimo secondo. In avanti Aduriz col tacco, Overmars, alto. Verre centralmente, fior di Lino, adesso Diamanti, salta così l'avversario. Alino, la giocata ancora Alino, dentro per Memeti, Memeti prova a girarsi così, Agon Memeti, salta Van Dijk ed insacca in rete, 1-0 per il Palermo Edition, Agon Memeti, devastante. Bravissimo Alino, ottima azione di Alino Diamanti, MVP dello scorso episodio, 1-0, segna il grande Memeti. Lui comunque ha una squadra abbastanza competitiva. Qui recupera ancora Memeti, c'è l'altra parte Lofaso, lo cerca Memeti e lo trova, Lofaso. Lofaso si ferma, salta così l'avversario, Lofaso punta il portiere, Lofaso scarica dietro, brutta palla. Overmars fino in fondo, Sirigu si supera e poi ancora Sirigu. Cosa ha preso Sirigu? Di testa allontaniamo, via, bravo Goldaniga. Lofaso sbaglia, la va a recuperare Diamanti, sombrero di Diamanti. Poi il lancio ancora per Memeti. De Bruyne fermato da Fiordino, contropiede, Verre allarga il gioco per Bertolo, può puntare la porta Bertolo. Salta l'avversario, Bertolo, doppio passo, Bertolo, 2-0, Nicolas, Bertolo al 30° minuto, sempre più forti. Overmars fermato da Salvi, molto bene, fior di Lino, dentro per Diamanti, ancora Diamanti, la giocata, Diamanti lo scambio con Verre, adesso Memeti, ancora per Alino, Alino per Memeti, Memeti doppio passo, cerca ancora Diamanti che prova ad alzarla, non è rigore. Se ne va Overmars, Salvi prova a chiuderlo, un icon contro Salvi, Salvi vince per fortuna. Possiamo ripartire in contropiede, Salvi accelera, fresco Salvi di trasferimento, ancora Salvi, velocissimo, in avanti la palla per Bertolo, Bertolo se la porta avanti, Bertolo si ferma, scarica dietro per il destro di Lofaso che viene anticipato. Finisce un primo tempo giocato perfettamente, andiamo alla ripresa. Calcio d'angolo in mezzo, salta Verre, poi Lofaso, prima di ripartire in contropiede, Lofaso con la suola, Lofaso mette a sedere un avversario, non Mendy però. Aduriz non riesce a... non ci credo. 2-1 segna Adama, fortunatissimo. Rimpallo molto molto fortunoso e arriva la rete di Adama, 2-1. Adama tozzo ovviamente, che vale più di tutta la nostra squadra messa insieme. Fiordilino larga la palla per Lofaso, Lofaso la tiene, va da Diamanti che scarica ancora per il giovanissimo Lofaso. Può andare Simone, Lofaso, movimento di Diamanti, Lofaso si accentra, Lofaso si ferma, Lofaso salta l'avversario, Simone Lofaso, niente da fare, parata di Neuer. Aduriz, la giocata, dentro la palla per Schirrer, Struna deve chiudere tutto e ci riesce contro Aduriz. È arrivato un giallo per Verre purtroppo, Bertolo, Fiordilino, scusatemi, Diamanti, adesso ancora per Fiordilino. Può andare il piccolo Luca, Fiordilino la tiene, serve Diamanti, Diamanti, è passato Alino! 3-1 e occhio al rage quit! Segnalino Diamanti, 3-1, bravissimi! Speravo nel rage quit che non è arrivato, ma va bene così, 3-1, vittoria vicina all'80°. Salvi, scivolata, che intervento, Memeti di prima, Lofaso, Lofaso, doppio passo, movimento di...
diamanti. Alino, salta ancora l'avversario. Alino, doppio passo, diamanti, bloccato da Neuer. Finisce qua la prima partita, 3-1, prima vittoria, e avremo un ballottaggio, quindi a fine episodio sicuro. Prestazione sontuosa, i secondi con overall più basso sono Emerson e Lofaso. Purtroppo Sirigu è appena arrivato, quindi è inutile cambiarlo, e poi non ci sono altri upgrade da fare, quindi sarà un ballottaggio per il sostituto di Simone Lofaso, che è con noi dal primo episodio. Ottimo inizio, 3-1 incoraggiante. Andiamo immediatamente alla seconda partita, sperando vada bene come questa, ovviamente. Si comincia! Lewandowski, ma che squadra ha? Perisic, fino in fondo, dentro per Lewandowski, Sirigu, molto bene. Modric, la porta, dentro la palla per Havertz. Havertz è in area, prova a saltarne tre di avversari, Sirigu tranquillo. Emerson, il lancio per Lofaso. Può andare Simone contro Carvajal. E Lewandowski tots, ragazzi. Palla in mezzo per Perisic, da due passi, poi Lewandowski non sbaglia. 1-0. Segna Lewandowski tots. Lewandowski dentro per Havertz, prova a uscire Sirigu, scivolata, commette fallo. Arriverà il giallo per Sirigu. Infatti è così. Calcio punizione corto, Lewandowski col tacco. Modric chiude, poi Memedi. Havertz è passato, ancora Havertz. Fortunato Havertz. Scarica dentro, non riusciamo a coprire su Perisic. E arriva il 2-0. Diaby fermato, diamanti, Verre. Mette a sedere l'avversario, bravo Verre. Ancora lui, Verre, ne salta un altro, dentro per diamanti. Diamanti, si gira, allarga molto bene per Bertolo. Bertolo deve saltare il portiere, ci riesce. 2-1, Nicolas Bertolo. Potenzialmente partita riaperta. Grande Nicolas Bertolo, ma soprattutto diamanti, sempre prezioso. Lewandowski fermato in un momento da struna. Poi Havertz, prova a saltare tutti, chiude gol da Niga. Dentro per diamanti, avanti per Memeti. Memeti si gira, può servire diamanti, posizione regolare. Diamanti, Alino col destro, Mandanda chiude tutto. Palla dentro per Diaby, ancora Sirigu per fortuna. Quante ne sta prendendo. Qui Berre allarga il gioco per Lofaso. Lofaso scarica dietro per Emerson. Possiamo andare. Corre Emerson. Centralmente Memeti. Memeti per diamanti. Diamanti, doppio passo. Aspetta il momento dei compagni. Ancora Alino. Alino diamanti. Salta così l'avversario. Diamanti col mancino. Che giocata pazzesca. Alino diamanti. 2-2. Alino diamanti. Lancio per Lewandowski. Che buco. Che buco in difesa. Sembrava un formaggio dietro. Lewandowski segna il 3-2. Bravissimo Berre. Poi diamanti. Dentro per Memeti. Ancora Alino. Con la sola Alino se la porta avanti. Alino diamanti. La palla per Memeti. La stoppa Memeti. Agon. Agon dentro per diamanti, bloccata la sua conclusione, sarebbe stato il 3-3. Diaby, gol d'amica, prova a tenerlo. Mamma mia che velocità Lewandowski. 4-2, niente da fare purtroppo. Mi zittisce anche, siamo a giugno e mi zittisce. Finisce qua, perdiamo 4-2 la seconda purtroppo. Evitiamo di guardare anche chi è stato il peggiore in campo. Speriamo bene, già ho visto Beyeder. Speriamo bene, dai, dai, non molliamo. Ancora Beyeder, fino in fondo, Beyeder la mette arretrata. Arriva la rete di Atal, al 23esimo minuto. Memeti si gira, in mezzo a 4 Memeti, lancia ancora per Bertolo. Ancora Memeti, di prima, dentro per Diamanti. Alino, Alino così, molto bene. Diamanti col mancino, 1-1. Alino Diamanti, che giocatore! 1-1, il pareggio importantissimo. Beyeder col tacco dentro per Payet. Bel gol, 2-1. Segna Payet con questo destro a giro. Purtroppo niente da fare, ovviamente. Payet, tots. No, no, Struna. Vai a prendere Beyeder, Struna. Ma come può mai fare? 3-1, ancora Beyeder. Buco gigantesco della difesa. Palla dentro per Griezmann. 4-1 giusto. Lofaso, brutto intervento. Arriva il rosso per Lofaso addirittura. Ha perso un po' la testa Lofaso in questo episodio, sapendo di andare in ballottaggio. Beyeder prova a passare Salvi, non ci riesce. Dai, andiamo, proviamo a fare l'ultima azione. Fior... Ma dove sono i nostri giocatori? No, dai, 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 questo no. Finisce qua. Perdiamo 5-1 l'ultima, purtroppo. Possiamo dire anche 4-1 il mio errore alla fine per
un attimo in disattenzione, dato il risultato ormai troppo largo. Prende 4.3 lo Faso, quindi sarà comunque lui, dato la prima partita vinta, era lui il peggiore. In questa ha preso anche 4.3, quindi siamo favorevoli al cambio. Quindi cercheremo un nuovo attaccante e mi raccomando, rispondete tutti al ballottaggio che state per vedere. Io ragazzi vi ringrazio del supporto, spero che siete arrivati fin qui. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, sempre molto importante. Adesso è tutto, noi ci vediamo venerdì prossimo con un prossimo episodio.